Il bilancio è positivo per i listini azionari europei dopo il crollo di questa mattina delle borse cinesi. Tra le migliori blue chip di Piazza Affari, in forte guadagno Saipem in vista della ripresa del progetto Nord Stream 2, in caduta libera Ferrari che affonda di oltre 3 punti. L'oro continua la seduta sui livelli della vigilia riportando una variazione pari a meno 0,08%. Sul fronte macroeconomico migliora la produzione industriale in Spagna che aumenta del 4,2%, mentre delude l'indice Sentix che misura l'umore degli investitori e analisti nell'area euro. Si attende per domani mattina l'indice sulla fiducia dei consumatori in Giappone. È attesa un'apertura positiva per Wall Street, in particolare il futures sull'S&P 500 avanza di un punto, stesso andamento per il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia 4.277 punti in progresso dello 0,84%.